Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come ogni anno mi ritrovo in questa stanza, in questo periodo dell'anno, a girare uno dei miei video preferiti, che è il video Year of Me. Quindi precisamente un video dove rifletto sulle cose che mi sono accadute quest'anno, le cose che ho fatto, però quest'anno voglio farla un po' diversa, nel senso voglio anche trovare quello che quell'esperienza o quell'avvenimento mi ha insegnato o come quell'evento mi ha segnata. Insomma, voglio riflettere un pochino sulle cose che mi sono accadute. Quindi incominciamo subito. Uno dei primi accadimenti di quest'anno è stato il fatto che sono andata per la prima volta oltreoceano. Ho attraversato l'oceano e sono atterrata a Santo Domingo. È stata la mia prima vacanza al mare d'inverno e la mia prima volta verso l'America. È stata davvero una bella vacanza, mi sono totalmente rilassata, è stato bellissimo poter svernare e godermi un pochino di caldo durante il freddo inverno che invece c'era qua in Italia. Mi è piaciuto soprattutto il fatto di tornare abbronzata, ma una cosa che mi ha fatto davvero riflettere è stato il fatto di incominciare a pensare che c'è vita oltre quello che viviamo noi. Lo so che può sembrare una scempiata e mi direte: Silvia, davvero pensavi di essere l'unica al mondo? No, però se ci pensate, spesso noi ci focalizziamo talmente tanto sul nostro piccolo microcosmo che noi pensiamo che la vita, che il mondo sia il nostro mondo. Cavolo, ma ci rendiamo conto che mentre io sono qui a fare questo video, dall'altra parte del mondo c'è, a parte altra gente che vive tutta un'altra vita, che sta facendo tutte altre esperienze, che sta facendo qualcosa in questo preciso istante. Cioè, è strano ragazzi, è stranissimo pensarlo, pensare che tu effettivamente poi riesci ad entrare nelle loro vite e nei loro microcosmi nel momento in cui vai lì. Non lo so, cioè non so spiegarvi, ma è una sensazione davvero che soltanto quando viaggi puoi provare e puoi assaporare. Quindi assolutamente un consiglio: viaggiate il più possibile, quanto più riuscite, non soltanto per esplorare nuovi mondi, nuovi posti, eccetera, ma proprio per provare questa sensazione, cioè capire che ogni persona, cioè esistono 55 miliardi di persone che vivono le loro cose, le loro faccende e in modo diverso. È stranissimo. Bene, questo video è iniziato un pochino male forse, però davvero incominciate a riflettere su questa cosa e vi intripperete un sacco. Poco dopo le vacanze al mare sono andata a fare le vacanze in montagna. Da un paio di anni a questa parte, con la famiglia di Jimmy, facciamo 3-4 giorni di settimana bianca, che una settimana sono 3-4 giorni, a Predazzo. Gli anni scorsi mi hanno sempre un pochino imposto di fare sci, perché tutti sciavano, mentre quest'anno siamo andati anche con una ragazza che invece faceva snow. E lì, guardandolo, ho detto, ma senti, io ci provo. Quindi anche un pochino spinta dal fatto che ci potesse essere lei a insegnarmi, a spiegarmi, ho deciso di prendere il maestro e iniziare a fare snowboard. Mi sono letteralmente innamorata di questo sport e come avete visto poi ci sono anche ritornata per il compleanno di mia mamma. Insomma, cosa ho imparato da questa esperienza? Che non è mai troppo tardi per imparare un nuovo sport, per anche un po' ribellarsi a quelle che sono le regole comuni, perché comunque, siccome tutta la famiglia di Jimmy sciava, allora anch'io dovevo sciare. E invece alla fine mi sono ribellata e ho detto no, io voglio provare a fare snow. E l'ho amato, quindi davvero non è mai troppo tardi per imparare a fare uno sport. Il prossimo che voglio assolutamente imparare è fare surf, perché secondo me è abbastanza simile, complementare, ma è davvero davvero tosto. Ho provato a farlo in Portogallo ed è difficilissimo, però lì ci vuole molto di più. Ad esempio per quello dovrei organizzarmi proprio con un summer camp, quindi andare a fare una settimana di scuola di surf. Chissà, chissà, chissà. Nel mentre che facevo tutte queste vacanze, sono riuscita anche a inserirci il mio stage universitario. Ho fatto uno stage nel dipartimento di marketing della McFit e come progetto del mio stage ho organizzato un evento dedicato al fitness, invitando 10 fitness influencer italiane a Milano per passare una giornata insieme. Doveva essere una challenge, quindi una sfida, ma in realtà io le ho coccolate dalla mattina alla sera. Sì,
È stato bellissimo perché tutto l'evento l'ho organizzato io, dalla programmazione di tutte le attività a tutte le collaborazioni con le aziende, alla gestione del videografo, insomma dei tempi, tutto è stato bellissimo. Cosa ho imparato? Ho imparato che sono una brava organizzatrice. Questo me ne devo dare atto, è stato davvero un evento organizzato bene, perché nonostante fosse all day long, quindi dalle 7 del mattino a mezzanotte, le ragazze non si sono annoiate un secondo, perché è quello il problema di questi eventi. Tutte le tempistiche sono state rispettate, il budget è stato rispettato, quindi sono stata davvero davvero felice, anche perché avevo in mano una grande responsabilità, in quanto avevo in mano anche l'impegno da parte delle aziende che hanno investito i loro soldi. Quindi è stato davvero davvero bello, davvero un bel momento della mia carriera, così si può chiamare, lavorativa del mio anno. Ad aprile sono andata con Adidas, che nel frattempo, mentre faccio tutto questo, sono diventata brand ambassador di Adidas e sono l'unica fitness influencer che Adidas ha tirato su. Gli altri rappresentanti e ambassador di Adidas sono atleti e hanno più un ruolo di testimonial, mentre io sono in più in ambito social influencer, appunto, e non sono un atleta, quindi è davvero un passo verso i social che Adidas ha fatto e si è affidato e fidato di me, e quindi sono assolutamente fiera di me per questo e felice. E succo del discorso era che ad aprile sono andata in Germania con Adidas, ospite di Adidas Germania, che ha invitato a Herzogenaurach, dove ci sono gli headquarter di Adidas, un gruppo di 10 atleti slash influencer che collaborano con Adidas. È stata un'esperienza bellissima perché ho conosciuto tantissimi ragazzi e ragazze da tutta Europa e ho potuto assaporare la loro visione del fitness e degli allenamenti. Da questo viaggio ho imparato tantissimo, sono tornata super ispirata perché è stata quella cosa che mi serviva per compiere il passo finale verso un approccio del fitness, dell'allenamento meno dedicato all'apparenza e più dedicato alla sostanza, quindi alla performance. Lì ho incontrato ragazzi e ragazze che davvero se ne fregavano le palle di quello che apparivano fisicamente, ma erano più propensi, più interessati a quello che i loro corpi erano capaci di fare, e a me questo ha insegnato tantissimo e mi ha totalmente cambiata la visione dello sport, di come io mi approccio al fitness, e mi ha portato a prendere la rincorsa verso quel percorso che avevo già a piccoli passi e piano piano intrapreso. Mi ha dato la sicurezza e il desiderio, e quindi da lì e poi è diventato tutto quello che sto cercando di professarvi in questi ultimi mesi. Quindi è stato davvero un punto importantissimo del mio anno. Questo si è anche rivisto nel Rimini Wellness. Vi ho portato con me in un video, ve l'ho fatto vedere, c'è praticamente del Rimini Wellness nel mio video, non vedete nulla se non le attività sportive che ho fatto. Gli anni scorsi, gli anni passati, avevo vissuto il Rimini Wellness come vetrina. Ciao, sono qui, amatemi, salutatemi, ciao. Passato 3 giorni così gli anni scorsi. Quest'anno no, quest'anno volevo assolutamente incontrarvi, ho incontrato molti di voi, però volevo anche un po' egoisticamente godermi il Rimini Wellness, vivere lo sport, vivere le diverse attività che ci sono. Purtroppo non ne ho fatte tantissime, nonostante io ci abbia provato, però è stato bellissimo andare con questo approccio e fare molte più cose e vivere il Rimini Wellness come dovrebbe essere vissuto: una fiera del fitness, fai sport, divertiti, yes. Verso giugno-luglio ho incominciato a frequentare full time la Vale. La Vale è stata una delle scoperte di quest'anno. In realtà l'ho conosciuta a settembre dell'anno scorso, però da quest'anno, soprattutto quando ho cominciato a frequentare un pochino di più Milano, l'ho incominciata a vivere davvero di più. La Vale è una persona che non è che pensa come me e quindi mi dà il contentino e ci ritroviamo, anzi spesso ci ritroviamo in disaccordo. Però siamo talmente in linea che mi fa o ci facciamo delle critiche costruttive che ci servono per crescere. In questo lavoro noi siamo molto soli, perché comunque creare contenuti, come vedete, sono da sola, però anche per il resto c'è molta competizione. Invece io con la Vale ho trovato una persona che non si vuole mettere in competizione con me, ma ha capito che è possibile crescere insieme facendo cose insieme,
aiutandosi a vicenda. Magari un giorno prendo un lavoro io, un giorno prendo un lavoro lei, perché siamo diverse. Ci siamo avvicinate tantissimo, non solo dal punto di vista lavorativo, siamo amiche, vere amiche, e vi giuro che per dirlo io deve essere davvero così, perché io non reputo di avere tantissime amiche e non attribuisco questa parola facilmente, infatti ti conto di avere massimo 5 amiche, se non di meno. Quindi nel momento in cui dico che è una vera amica, credetemi. E cosa mi ha insegnato questo rapporto? Che c'è speranza nel genere umano, ragazzi, c'è possibilità di essere donne, amiche, non in competizione e supportarsi a vicenda. Grazie Vale per essere entrata nella mia vita quest'anno, spero che ci rimarrai a lungo, basta, io non sono una persona sentimentale, quindi zip it. Andiamo poi a luglio. A luglio mi sono laureata alla Cattolica in Food Marketing, Strategie Commerciali con 110 lode. Dirò che ho preso una laurea, così siete tutti contenti. Ho completato il mio percorso di 5 anni di studio, quindi ho una laurea. Never mind. Una cosa che ho scoperto di me è che sono una testa calda. Nel senso che, nonostante io mi sia laureata con 110 lode, il mio cervellino non è contento. Non so perché, ma avrei voluto di più. C'è qualcosa sopra il 110 lode? Il bacio accademico? La menzione? Bene. Io non so se la mia università lo prevedeva, ma io, dentro di me, l'avrei voluto. È una cosa bruttissima del mio carattere, posso dirvelo sinceramente, lo odio, perché sono una persona che non si accontenta e non riesce a dire «Cavolo Silvia, sei stata brava». È un discorso che avevo già fatto su Instagram, alcuni di voi l'hanno capito, alcuni di voi l'hanno un po' travisato per dire sì, tu te la tiri, ti gasia. No, credetemi, cioè, è così, sono fatta così, purtroppo, perché vorrei essere una che dice, ma che tu dici lode! E sì, l'ho fatto, l'ho detto, però c'è quella cosina dentro di me che dice, potevi prendere di più, mannaggia te, e invece non lo so se è vero, perché forse non è vero, però dentro di me ci sarà sempre questo pensiero. E lo provo e l'ho provato sia nella mia laurea, nel mio voto, che anche nella vita quotidiana. Se ottengo qualcosa, penso sempre che avrei potuto fare meglio, avrei potuto ottenere di più, nonostante magari sia davvero al vertice. Questa è una cosa che ho capito del mio carattere e questa è una cosa su cui voglio assolutamente lavorare quest'anno, perché non è bello, non è una bella sensazione, è giusto remunerarsi e darsi una pacca sulla spalla dicendo brava Silvia, sei stata la migliore, che poi magari può essere anche non vero, però dentro di te devi esserne convinta ed è giusto così, quindi è una cosa che ho imparato e su cui voglio anche lavorare. Quest'anno per la prima volta davvero nella mia vita, da quando ho scoperto la celiachia, ho deciso di partire e andare, cioè mi sono sempre fatta bloccare nella decisione delle mete dei miei viaggi per la questione del senza glutine. Non partivo, non andavo perché avevo paura di non riuscire a trovare da mangiare, eccetera. Quest'anno ho detto, ma chi se ne frega? Cioè, per i 10 giorni di viaggio in Marocco, per i 3-4 giorni di viaggio che poi ho fatto a Londra, amen, qualcosa bene o male troverò. Supermercati esistono in tutto il mondo e anche se non mangerò per quei giorni, benissimo, nel modo cui vorrei, in cui mi piacerebbe, amen, intanto vivo un'esperienza. Sono andata, sono partita, ho preso coraggio e sapete cosa ho imparato? Il fatto che si sopravvive ovunque. È possibile mangiare senza glutine, basta chiedere, basta rompere le balle, basta organizzarsi un pochino, basta portarsi un pacchetto di mandorle come ho fatto, si sopravvive 10 giorni, non si muore. In qualche modo si fa, si torna a casa e si mangia, a meno che poi non vi prendete il cagotto e quindi rimanete un'altra settimana senza cibo, ma questi sono dettagli. Invece una cosa brutta che ho scoperto è che, sempre per la questione senza glutine, vado in modalità paura e arraffo. Nel senso che, ad esempio, quando sono andata ultimamente a Londra con Adidas, la giornata era stata organizzata con tutti i pasti, colazione, pranzo, merende e cena, tutto senza glutine. Quindi per me è fantastico, solo che in realtà io ho avuto una sensazione diversa. Nel senso che solitamente io a questi eventi non riesco mai a mangiare. E trovandomi tutto senza glutine davanti, la mia reazione è stata quella di arraffare tutto. Ma di più di quello che solitamente avrei preso. Perché avevo un po' la paura che mi venisse tolto, che tipo c'era quello però non c'era più nient'altro.
di senza glutine e non era vero, c'era tutto senza glutine tutto il giorno, però io quel giorno ho mangiato tantissimo proprio perché dentro di me avevo paura che mi venisse tolto. E secondo me questo è un po' il fatto che sono reduce da anni e anni di eventi in cui io non potevo mai mangiare e succede ancora a Milano, figurati, ogni volta che vengo invitato a una cena, a un evento, celiaca, spiacente, io tranquillo, ci sono abituato. E invece lì è stato proprio il contrario e quindi magari è venuta fuori quella paura di dire sì, prendilo, perché non si sa mai che al prossimo evento, mezza giornata, altro, location, non potrai mangiare. Però insomma, forse questa è una cosa che ho imparato, che mi succede quando mi trovo in presenza di cibo senza glutine. Vorrei sapere se voi celiaci vi succede mai questa cosa, che nel momento in cui vi trovate a un buffet senza glutine, tutto mio, perché vi viene un po' quella paura che vi venga tolto da sotto le mani. Fatemelo sapere, vi prego, ditemi che non sono l'unica. E poi da settembre ho compiuto il grande passo, ho deciso di rendere la mia passione il mio lavoro. La mia passione è YouTube, creare contenuti, essere utile per voi, utilizzare quello che ho studiato all'università per fare il mio self-branding, perché sembrerà che io sia la stupidina che fa i video su YouTube, sì, anche, però tutto quello che ho creato, Fashions, è tutto self-branding, e per una che ha studiato marketing, fantastico, stupendo. E poi sono in continuo contatto con le aziende, con i progetti di marketing delle aziende, quindi bellissimo, mi diverto da morire. E è stato un passo nel buio, perché comunque è un lavoro dove non hai remunerazione fissa, o meglio, io per fortuna ce l'ho, perché comunque ho un contratto a lungo termine con Adidas e adesso l'ho rinnovato con Bulk Powders, quindi almeno un pochino di base ce l'ho, però comunque tutto il resto è a progetto e quindi variabile. E il variabile è l'incertezza. E l'incertezza non è bellissima quando devi pagare un affitto, le bollette, sostenere una casa, gestire tutto, vivere, badare un gatto che mangia solo a petto di pollo. Però questa cosa mi ha insegnato molto del mio carattere, mi ha insegnato il fatto che ho coraggio, ho desiderio di seguire le mie passioni, nonostante queste possano essere un pochino particolari e non darmi totale sicurezza. Però è un bel lato del mio carattere che sto davvero tanto apprezzando, e il fatto di essermi lanciata nel buio mi sta dando tante soddisfazioni, devo dirlo. Non c'è per me cosa migliore e sensazione migliore di sentirmi libera nelle mie decisioni, nelle mie giornate, flessibile, e soprattutto fare il lavoro e ciò che desidero di più, essere felice ogni mattina quando mi sveglio, rispetto alla decisione che avrei potuto prendere a settembre di trovare lavoro in un'azienda che mi avrebbe tenuto 8 ore legate a una scrivania, magari anche fare un bel lavoro che mi sarebbe piaciuto, però io ho bisogno dei miei tempi, dei miei spazi. Proprio perché mi conosco e conosco questa mia necessità e bisogno, sono felice di essermi trovata e realizzata una mia realtà che mi permette di essere felice. E infine, quest'anno ho fatto un sacco di cose. Ad esempio, ho tagliato la zazzera, ho tagliato tutti i capelli e, questo non ve l'avevo ancora fatto vedere su YouTube, ma su Instagram sì, ho fatto il piercing qua all'orecchio, l'helix. Queste cose possono sembrare delle cavolate per voi, per me hanno molto significato e mi hanno insegnato molto del mio carattere, cioè il fatto che finalmente mi sto lasciando andare, cioè se voglio fare qualcosa la faccio. Per molto tempo la mia famiglia, i pensieri, le varie seghe mentali che potevo fare, eccetera, e il mio bisogno di essere abbastanza perfettina e sempre pianificare tutto, mi hanno impedito di fare tante cose. E allora, il taglio di capelli è stato abbastanza ponderato, ma l'orecchino, zero. Cioè, nel senso, erano anni che volevo farlo, da quando avevo forse 10 anni, ma non ho mai avuto il coraggio, ma soprattutto avevo sempre i miei genitori che mi dicevano non lo fare, se no ti disedredo. L'altro giorno sono entrata, ho chiesto informazioni, mi hanno detto 50 euro, sei libera? Ora, facciamolo. E l'ho fatto. È stato bellissimo, mi sono sentita libera. Lo so che può sembrare una cavolata per voi che magari avete 10.000 orecchini, 10.000 tatuaggi, per me questo è bello, è stato qualcosa di particolare e sono molto fiera del mio orecchino.
E oltre a queste cose estetiche che ho fatto anche altre cose che non pensavo che avrei mai fatto. Ad esempio, sono stata testimonial di una pubblicità di Sector sui social, e ho fatto un intervento sulla CNBC in un programma di finanza, e c'è stato molto coraggio da parte mia, perché comunque espormi così tanto davanti a un pubblico davvero così ampio è stato davvero difficile. Però sono felice perché è stato un anno davvero, davvero importante nella mia vita. Non sono qui a dirmi brava proprio per il discorso che ho fatto prima, mannaggia me, però sono davvero felice, propositiva. Mi dici per favore la pizza? Sì. La pizza. Io voglio una vegetariana, però al posto delle melanzane i peperoni. E una cosa che non cambierà mai e che è rimasto quest'anno è Jimmy. L'anno prossimo ci sono delle novità, ma ve le dirò nel video Year of Me dell'anno prossimo. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Vi auguro un fantastico inizio di anno, che il 2019 vi porti tanta serenità, tante soddisfazioni, e spero di riuscire a condividerle con voi anche l'anno prossimo. Tutto questo dipende se voi continuerete a seguirmi ed ascoltarmi per tutto un altro anno. Ciao ragazzi, grazie mille.